prima con Mister Pagan un pareggio, un 0-0 che forse non serve a nessuno. Ma sul piano del risultato è normale che lo 0-0 con i tre punti a tutti piace vincere, a tutti piace fare strada. Però è stata una partita molto combattuta che si poteva decidere su un episodio. Noi da quel punto di vista lì oggi siamo stati meno fortunati, però abbiamo incontrato una squadra anche che gioca un buon calcio. Noi abbiamo dimostrato la nostra solidità anche oggi. Sinceramente è stata una partita dove magari per quanto riguarda gli episodi in qualche situazione noi potevamo fare meglio. E sotto il profilo dell'impegno non posso rimproverare niente ai ragazzi, perché anzi li devo ringraziare perché hanno veramente dato tutto. Ci prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima, perché qui non abbiamo neanche il tempo di pensare. Primo tempo un po' in difficoltà, a parte gli episodi finali, sono state due traverse, non abbiamo rischiato molto, è stata loro. Noi siamo partiti bene un quarto d'ora, poi loro sono cresciuti, infatti il secondo tempo sono cresciuti e con i tre difensori ci mettevano anche in difficoltà perché uscivano bene. Noi abbiamo cercato di rimediare al secondo tempo, abbiamo cambiato subito qualcosa, ci siamo schierati in maniera diversa. Abbiamo giocato col 4-3-2-1 per poter evitare al loro centrale difensivo di palleggiare troppo. Ci è riuscito, siamo saliti con la squadra, abbiamo spinto, non è arrivato il gol. Questo dobbiamo dirlo e dobbiamo dircelo. Perché non è arrivato il gol, mister? Solo sfortuna o...? No, sai, non sono sfortuna, magari anche dopo tante partite anche un pizzico di stanchezza. Credo che sia mancata un pochino di brillantezza oggi nel reparto offensivo, se devo proprio fare una valutazione. Quanto alle scelte, Cuomo dall'inizio e non per esempio Duse in regia, Cuomo che di solito fa il difensore, è schierato a centrocampo? No, ma oggi ho fatto questa scelta perché loro avevano un trequartista che è un giocatore che determina molto. E in ogni caso Marco è un giocatore importante, per cui ho fatto questa scelta, lui ha fatto una buona partita. Sono contento di quello che ha fatto. E anche stavolta subito cambi nel secondo tempo a centrocampo, esattamente come San Martino di Lupari. Ma è normale che quando giochi così tanto poi, ragazzi, tenere alto il ritmo della partita è molto importante. Per cui avevo giocatori in panchina che ogni domenica meritano di giocare, per cui è giusto che in questo momento qui si alternino, perché questo è un campionato diverso da tutti gli altri, dove giochi ogni tre giorni e due settimane dal 15 di febbraio a oggi abbiamo già giocato quattro partite, per cui non è semplice poi distribuire le forze. Abbiamo visto anche gli avversari, quanti di loro hanno avuto i crampi. Questa situazione alla lunga, senza allenarsi, le squadre possono pagare. Noi abbiamo una rosa in ogni caso che sta sufficientemente bene, soprattutto in mezzo al campo, anche se oggi ci mancavano sia Herman che Djuric, però ho avuto l'opportunità di mettere sia Valentini che Porcino. Credo che il secondo tempo, da quel punto di vista, in mezzo al campo l'ha fatto bene, hanno spinto e hanno... Il fatto che davanti sia Manzanese che Trento stanno accelerando, sì, può essere un fattore un po' destabilizzante? Ma noi dobbiamo fare la nostra corsa, perché se ci mettiamo... Allora, noi siamo partiti parecchio tempo fa, eravamo in una situazione di classifica molto diversa, abbiamo fatto una bella rincorsa. È normale che si vorrebbe sempre vincere e stare al passo con le prime. Se loro in questo momento riescano a vincere le partite e a trovare diciamo, la vittoria, è un merito degli avversari, ma noi non è che possiamo stare a guardare loro. Noi bisogna fare il nostro campionato. Se poi questo coinciderà con la lotta per il vertice, bene, ma non bisogna arrivare al più in alto possibile. Questo è lo spirito che bisogna avere. Melandri cosa si è fatto? Melandri ha avuto una piccola distorsione, credo. Spero niente. Spero niente. Sì, spero niente di particolare. Però non l'hai rischiato nel secondo tempo? No, poi sinceramente insomma Dreca, dal punto di vista diciamo così del movimento, ci ha dato qualcosina, ci ha dato molto il secondo tempo. Ti è piaciuta la prestazione di Joe? Diciamo che Joe oggi è stato sfortunato, ha preso una traversa, gli hanno salvato un gol sulla linea, normale, si è sbattuto, ha tenuto palla, ha cercato di lavorare per la squadra, credo che dal punto di vista dell'impegno non posso dirgli niente, e anche delle situazioni da gol, perché d'altra parte ci vuole anche un pizzico di fortuna. Forse ci voleva un centrocampo un po' più dinamico oggi,
per rifornire di più e meglio le punte? Ma io da questo punto di vista qui non credo, perché il primo tempo abbiamo lavorato molto in mezzo, credo che abbiamo perso qualche pallone sulla tre quarti che potevamo gestire meglio. Questo ci è successo, fa parte del gioco. Questo è un appello, è entrato in campo molto determinato, stamattina gli abbiamo parlato, lui ha segnato 2 anni fa un gol decisivo con loro, si sentiva di segnare anche oggi, ovviamente questa è una battuta fuori campo, l'abbiamo visto entrare proprio razzente col tentativo di tiro. Insomma, no, ma lui è entrato bene, ha provato anche la via del gol, è stato bravo il portiere, quando è entrato determinato, stiamo parlando di un giocatore che gioca tutte le domeniche, per cui sì. Oggi ha fatto partire Madiotto perché stava molto bene. E l'altro giorno, quando è entrato, ci ha fatto la differenza. Questione di centimetri, comunque, alla fine, come si diceva nel calcio. Sì, ma la palla io dico che non entra mai per caso. Noi molto probabilmente dobbiamo crescere ancora un po'. Però la posizione di classifica è importante e dobbiamo fare il nostro campionato cercando di fare più punti possibile. Poi dopo vediamo dove arriviamo. Grazie, mister. Okay. La palla l'ha salvato, colpo di testa ha salvato la linea da... È stato... L'ha salvato Raimondo. Sì, ma è stato Gioè. Sì, colpo di testa di Pastorelli, sembrava. No, è stato mentre per il gol annullato a Pastorelli, dalla panchina come l'ha visto? No. È stato un fallo di confusione, non lo so. Beh, di confusione, vedi. È andato addosso tutto, preso tutto. Non lo so. No, chiedevo perché magari gliel'ha detto, oppure noi abbiamo fatto fatica a capire cosa sia successo. Non lo so. Tutto qua. Va bene. Va bene. Grazie. Grazie.